grazie al professore che ha specificato alcune cose. Volevo ricordare, e ho anticipato prima, di creare consapevolezza da parte dell'operatore, che deve essere informato, deve sapere, e consapevolezza da parte dell'utente finale, del consumatore, che deve essere sempre più informato. Infatti, il fatto di sapere, voi, di avere informazione, di chiedere informazione al ristoratore è un atto dovuto. Chi somministra pesce crudo deve attenersi a delle procedure in atto. Il pesce crudo deve essere abbattuto. Sottolineo un'altra cosa, il fatto che una volta che il pesce è abbattuto deve essere tracciato, ovvero deve essere messo in etichetta la data di abbattimento e successivamente questa confezione sotto vuoto a riguardo va messo nel congelatore, tirato fuori al momento opportuno a riguardo, con una tracciabilità. Il servizio veterinario, se arriva in un ristorante e chiede la procedura deve essere registrata. Quando è stato abbattuto, giusto? E soprattutto per avere sempre informazioni per il consumatore finale. Lascio la parola a Bernardo. Io poi passerò, dopo facciamo un passaggio. Mi hanno detto che c'è anche un buon vino da abbinare, questo signore ce ne parlerà. Comunque, riassumendo, visto che siete tutti consumatori, chiedete, il ristoratore non vi dirà mai è congelato, chiedete se ha ricevuto il trattamento di bonifica, se il pesce è stato bonificato. Ma ricordiamoci, come ho detto prima, che non solo quando consumiamo sushi o sashimi o consumiamo in un ristorante etnico il pesce crudo, mangiamo pesce crudo, ma anche quando mangiamo un filetto che viene scottato, che all'interno rimane ancora crudo. Il pesce normalmente viene cucinato a temperature un po' leggere, perché altrimenti se è cotto non è così gustoso, ce lo insegnano gli chef, per cui è fondamentale. Visto che non sono ristoratori, però facciamogli capire cos'è l'abbattitore, cosa vuol dire l'abbattitore. Posso toccarlo con le mani? No. Non sarebbe, però. Da quant'è che è dentro? La torretta? Ok? Ovviamente il cuore non ha ancora raggiunto la corretta temperatura, però parliamo di questa velocità di cambio di stato. L'abbattitore che abbiamo qui dietro è il modello più piccolo e comunque sia abbatte a meno 41 gradi in camera, era a meno 36, adesso l'ho aperto, ovviamente la temperatura, il sensore misura la temperatura reale, ma questo sta facendo aria fredda in movimento, quindi aumentiamo la penetrazione perché la velocità dell'aria aiuta a penetrare. Sapete che il miglior conduttore di cambio termico è sia in cottura che in abbattimento è l'acqua. L'esempio che faccio sempre anche per le casalinghe, provate a tirare fuori una teglia dal forno con la spugna bagnata e ci capiamo, è capitato a tutti. Quindi quella tipo di conducibilità aiuta a cambiare e a fare il passaggio di stato anche nell'abbattimento. Motivo in più perché un prodotto crudo si abbatte più velocemente, perché è più presenza di acqua all'interno. La cottura, c'è un calo peso è dato dal calo dei liquidi, sali minerali, proprietà nutrienti del prodotto, ma l'acqua. Quindi un prodotto crudo si abbatte molto più velocemente di un prodotto cotto, quindi aiuta ancora di più questo effetto. E quando consumate un pesce che è stato trattato così, non è un alimento di seconda categoria, un surgelato, perché a volte si tende a definire surgelato un prodotto di seconda scelta, anzi il vostro ristoratore è stato più bravo degli altri, ha speso anche i soldi per comprare l'abbattitore, ci ha dato qualcosa di più. Voglio lasciare la parola al signore. Buongiorno a tutti, sono Fabio Bessic della cantina Bessic di Roveredo in Piano, qui vicino a Pordenone, e noi produciamo vini della Friuli Do Grave e del Pordenonese. E la nostra azienda è a conduzione familiare e produciamo vini dal 1959. Oggi vi ho portato da assaggiare insieme a questo pesce, a questo piatto, un vino grigio della nostra produzione. E, sentirete che il vino grigio è un vino che si propone bene per l'abbinamento con questa tipologia di piatti e potrete degustarlo in compagnia, insomma, l'abbinamento. La
peculiarità particolare è che è molto fruttato, è una frutta tropicale particolare, che sentirete sia il gusto che il profumo. E se volete assaggiare altri vini, qui c'è, vicino al Reina del Trullo, ci sono tutte le cantine della zona di Pordenone, rientrano nell'associazione Enon Pordenone, che raccoglie tutte le aziende del pordenonese che producono vini. Grazie e buon abbinamento. Allora, professor Aureli, prima che escano fuori gli additi assaggi meritati per questo pubblico, il professor Aureli voleva concludere con una sorta di messaggio. Ma più che dare un messaggio, volevo mettervi nei panni dei consumatori. È stato fatto specifico riferimento al fatto che per effetto del congelamento a meno 20 gradi, a seconda del modo con cui questo congelamento viene realizzato, si mantiene la qualità organolettica del prodotto, anzi sensoriale del prodotto. Allora, tenete a mente una cosa, che se si parte da una materia prima di qualità, si ottiene al successivo scongelamento un prodotto di qualità. Seconda questione, non c'è nessun obbligo per legge nell'utilizzare l'appaltitore, ma è sicuro che se volete un prodotto di qualità dovete utilizzare l'appaltitore. Allora, la parola allo chef, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, anche in platea, domande? Sì. Mi sposto del supermercato invece, cioè la fiera del supermercato, quando si compra il pesce, comprende l'abbattimento oppure no? Chiede se nella grande distribuzione c'è già abbattimento, che tipo di prodotto danno. Allora, qui abbiamo il mercato di Milano che è un fornitore magari anche della grande distribuzione. Normalmente ci sono anche dei fornitori di prodotti già bonificati, per cui è possibile che nella grande distribuzione trovate dei prodotti magari già formati, sushi, sashimi eccetera, che sono stati bonificati. Bisognerebbe chiedere, probabilmente è scritto anche nella tabella degli ingredienti e così via. Fa parte di del vostro diritto di dover chiedere di essere informati e sono obbligati a informarvi. Se no, per legge tenete conto che prodotto deve essere bonificato, ci deve essere qualcuno che dichiara con certezza che l'alimento è anisakis free, per cui o una cosa o l'altra. Professor Aureli? Purtroppo non c'è nessun elemento che le permetta di capire, lei lo deve chiedere espressamente, perché non sta scritto da nessuna parte che lei quel pesce lo consumerà crudo. Chi glielo vende non lo sa che intenzioni lei ha. Allora, di fronte a una situazione del genere, per stare tranquillo, lei chiede specificatamente a chi glielo vende: io ho intenzione di consumarlo crudo, è stato già trattato, congelato o no? In maniera che lei possa poi adottare a casa le misure più appropriate del caso. Nella grande distribuzione c'è anche il prodotto gastronomico, è quello problema, e su quello potete chiedere di sicuro se è stato bonificato o meno. Quando acquistate normalmente lo vendono fresco, poi forse potreste fare anche voi il trattamento di bonifica a casa. Come vi ho detto, i freezer domestici, c'è quell'inconveniente lì, congelano l'alimento in maniera molto lenta, le dichiarazioni dei produttori dicono 7 kg in 24 ore. Se per amor del cielo volete consumare un pesce crudo e lo comprate fresco, lo tenete come minimo 48 o 72 ore nel vostro freezer domestico, lo scongelate nel frigorifero a una temperatura vicino allo zero e poi lo potete consumare con sicurezza e siete sicuri di stare bene in ogni caso, oppure lo cuocete insomma. La cottura risolve tutto. Il problema è sul consumo del crudo o parzialmente crudo. È una cosa che uno non ci pensa, ma il parzialmente crudo lo consumiamo tutti, magari sashimi e sushi non lo consumiamo tutti. Ok. Beh, io darei la parola allo chef, dai. Qui c'è poco da dire, nel senso abbiamo fatto delle tartare, ok? Semplicissime,
avete dei germogli freschi sotto. Non ho voluto di proposito aromatizzare l'olio, quindi parliamo di olio, sale e pepe, più naturale di così non si può, per enfatizzare la qualità del pesce che andate a mangiare. Vi ripeto, un pesce che è stato surgelato e mantenuto a meno 20 per un paio di giorni, è arrivato mercoledì se non mi sbaglio, di conseguenza questo è. A voi l'assaggio e magari anche il vostro feedback. In ogni caso stressiamo il fatto che un pesce trattato con abbattimento è pressoché identico al fresco. Rilascio di liquidi zero e la qualità la assaggerete in questo momento. Benissimo, allora qualche impressione a crudo, se si può dire. Impressione a crudo? Sembra fresco. Quello è, come dire, è il minimo, il gusto rispetto ai sapori di casa? Sì, sembra fatta a casa. Benissimo, diciamo che se andate a casa di un amico e poi vi sentite male non potete prenderla con nessuno. Se andate al ristorante e vi sentite male c'è una sanzione penale per il ristoratore. Quindi diciamo che il ristoratore ha tutto l'interesse, non solo etico, non solo imprenditoriale, ma direi anche di tipo economico, di dare il meglio. Allora, impressione crudo? Molto buono. Molto buono, questo è grazie allo chef, grazie al prodotto, in effetti probabilmente viene dall'insieme di tutti questi tre fattori: un buon prodotto, un buon trattamento e anche una buona somministrazione. Bene, impressione a crudo? Buonissimo, grazie. Buonissimo, grazie chef, anche grazie Electrolux che abbiamo fatto le cose fatte bene. E voi ancora non avete provato nulla, voi neanche, aspetta con ansia. E appunto la chef, mi raccomando. Bene, sentiamo, allora torniamo un attimo dagli addetti ai lavori, però non con il concorrente. Il veterinario del mercato ittico di Milano, cosa dice? Scusi? Perfetto. Il professor Aureli? Direi che è eccezionale, perché scusi. Bene, allora, non è esattamente un prodotto fatto in casa, con tutto rispetto per le signore massaie, siamo in una fiera, abbiamo presentato questo workshop, questo seminario insieme alla Federazione Pubblici Esercizi, che rappresenta il mondo della ristorazione, un mondo, come abbiamo detto, di imprese che crea ricchezza e servizi per i consumatori. Quindi grazie alla professionalità dei ristoratori, grazie alla tecnologia di Electrolux, io direi buona degustazione a tutti e buona continuazione dei lavori. Quindi un applauso, ho mollato un attimo la forchetta, un applauso a tutti noi che abbiamo insieme fatto, creato questo momento.